Allora siamo con Roberto Butalipassi, candidato sindaco della città di Agropoli. Presentate ufficialmente le liste, quindi si entra materialmente adesso nel vivo, l'ultimo mese di questa campagna elettorale. Sì, buongiorno Vito, buongiorno ai telespettatori di Cilento Channel. Sì, dopo aver adempiuto a questi adempimenti burocratici che questa volta rispetto all'altra volta sono stati un poco più complicati perché la norma ha previsto degli adempimenti e dei documenti maggiori, adesso possiamo, e quindi avendo anche ottenuto il visto da parte della Commissione elettorale, quindi possiamo entrare definitivamente nel vivo della campagna elettorale per questi giorni che ci mancano alla data del 12 giugno. Ma allora i tuoi competitor stanno avendo degli eventi ufficiali pubblici per presentare le liste. Quando è previsto da parte tua una presentazione ufficiale? Ci sarà un evento di apertura della campagna elettorale? Sì, molto probabilmente lo decideremo oggi, ma posso già anticipare, abbiamo oggi la conferma ufficiale, vorremmo iniziare per lunedì 23 presso il Cineteatro De Filippo di Agropoli con la presentazione di tutte le liste, il pomeriggio, la sera, alle 19:30 di lunedì 23 maggio, presso il Cineteatro De Filippo. Ma quindi andate in concorrenza con C'è posto per te. Esattamente, esattamente, esattamente. Allora, Cercheremo di rubare un po' di audience. lì ci sarà Raffaele Pesce, ospite in trasmissione, mentre tu sarai ospite a chiusura il 30 maggio, quindi Sì. l'ultimo ad essere ascoltato. Ecco. Allora, rispetto a quello che ci eravamo un po' detti alla vigilia, c'è stata la conferma delle sette liste, però io su questo ti ho un po' punzecchiato perché ho detto una lista, beh, è stata fatta più per non venir meno alla parola delle sette liste, perché sembra un po' meno carica rispetto nelle altre liste. Noi troviamo tanti consiglieri comunali uscenti, mentre in una di queste liste non ce ne sono, ecco, quindi. Vabbè, è stato dato spazio a parecchi giovani, come avevamo promesso all'inizio, veramente tanti giovani si sono avvicinati, hanno voluto partecipare e dare il loro contributo e siamo comunque alla fine riusciti a mantenere diciamo, il numero delle sette liste come avevamo preventivato fin dall'inizio. Rispetto alla tua campagna elettorale, quali, oltre naturalmente alla presentazione ufficiale, come pensi di organizzarla? Ci saranno incontri di quartiere, ci saranno incontri tematici? Devo dire, è una campagna elettorale questa di quest'anno nella quale sono tanti anche gli appuntamenti organizzati per mettere a confronto un po' i candidati. Ricordiamo che il 26 maggio ci sarà questa bella occasione che nasce Perfetto. proprio da una partnership tra Cilento Channel e Info Cilento del confronto tra i quattro candidati. Quindi, ma naturalmente ciascuno di voi sta incontrando le persone nei Sì, quartieri. assolutamente, come ben ricorderai, io il 5 maggio iniziai proprio mi presentai con una manifestazione all'Hotel Serenella rivolta ai giovani. Poi in questi giorni comunque nonostante diciamo, gli impegni con la predisposizione delle liste comunque ho incontrato tanti candidati che hanno organizzato degli incontri tematici privati diciamo, con famiglie, con simpatizzanti e di questo diciamo, adesso questi incontri sicuramente si invitteranno, saranno sempre più numerosi. Tanto è che purtroppo proprio per motivi di uno di questi impegni già presi in precedenza sono stato costretto a rinunciare anche a un altro incontro con gli altri candidati sindaci che era previsto per il giovedì prossimo con Legambiente. Io ho mandato una lettera di scusa con il presidente di Legambiente o comunque a breve manderò un mio comunicato che pregherò il presidente, diciamo, di leggere prima dell'inizio del dibattito che ci sarà giovedì sera con gli altri sindaci. Quindi tu ben ricordavi poi quello del 26 maggio con
Cilento Channel e Info Cilento, e se non ricordo male ce ne sono previsti anche altri agli inizi di giugno, stesso da voi, se non ricordo male. E poi sicuramente farò degli incontri di quartiere, oltre a, ti ripeto, a tanti tanti incontri con i vari candidati che organizzano ciascuno degli incontri specifici. Fortunatamente, facendo una battuta, fortunatamente per te le scadenze fiscali sono passate e quindi adesso ti puoi dedicare pienamente alla campagna elettorale. Una parte sono passate, ma tu pensai che ormai in questi anni gli adempimenti fiscali sono veramente quotidiani, possiamo dire. Quindi vabbè, ci impegneremo di più sia da un lato che dall'altro. Bene, bene, allora io ti ringrazio per questa Grazie a te, chiacchierata Vito. e naturalmente ci vediamo nei prossimi giorni per i diversi appuntamenti che ti vedranno coinvolto. Grazie ancora. Quando volete, un caro saluto ai telespettatori di Cilento Channel.